Se una società decide di mandare via un allenatore, non è che lo chiama a pigliare un caffè, va bene? Quindi questa condizione, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la convinzione, la determinazione della mia proprietà, del mio presidente, dei miei direttori sportivi, non c'è stata quando eravamo ultimi in classifica, non vedo perché ci debba essere adesso, no? Cioè, io voglio capire, ci sono delle squadre come noi che sono lì, l'Avellino le ultime 5 partite ne ha perse 4. Ma non credo che tutte le volte vengano scritte situazioni del genere. Ma siccome non sono cose che io posso condizionare, io cosa posso condizionare? L'atteggiamento mio, che è di grandissima determinazione, di grandissima carica, è quello che io cerco di trasferire alla squadra. Solo questo. Qualcosa faremo, ma ritorno a ripetere che la squadra Carpi in altre partite aveva dimostrato una tenuta anche difensiva, perché c'era una tenuta mentale, perché c'era un vigore mentale, perché c'era una determinazione mentale. Non è che si è fermata a Carpi, poi ha fatto delle buone partite dove purtroppo noi quest'anno ci abbiamo qualche gara che purtroppo, ripenso alla Ternana, ripenso al Brescia, che erano partite in cui veramente noi potevamo trovare proprio una svolta anche nella fiducia, nella convinzione, venivamo da tanti risultati positivi e pur creando tantissime occasioni da gol, come è successo con la Ternana, come è successo con il Brescia, ci siamo trovati in mano una sconfitta, e questo spesso rattopparlo dal punto di vista mentale è la cosa più difficile. Vista, come giudichi la prestazione di Pettinari nel finale, insomma, a Frosinone? È sembrato sempre acceso. Ecco. Sono d'accordo, è uno di quei giocatori accesi, sono d'accordo. Può essere anche il suo momento? Diciamo. Sicuramente, può essere uno di quelli che credo abbia molta voglia, molta determinazione, perché lui per primo non è venuto qua a Pescara per guardare il mare, e quindi in questo momento c'è bisogno di tutto, di tutte le risorse possibili e anche quelle impossibili.